sulla navata, peccato. Non è un ragazzo che non arriva. Non sanno solo 10.000 al giorno. Anche se è chiaro. Sono bisessi, come capita ora. Questo sciopero perché sono 4 mesi che non percepiamo lo stipendio. In base a un piano di recupero che ci aveva fatto l'azienda, entro il 15 di settembre avrebbe dovuto regolarizzare in parte le spettanze arretrate. Questo non è avvenuto e quindi, visto che avevamo una cassa integrazione straordinaria aperta in provincia dal 12 di luglio, avevamo chiesto all'azienda di metterci tutti quanti in cassa integrazione fin quando non avrebbe saldato le spettanze arretrate. L'azienda praticamente... Questo quando avete fatto questa questo richiesta? Questo l'abbiamo fatto entro il 25 di luglio, di agosto, al rientro delle ferie abbiamo comunicato questa decisione all'azienda. Allora, con Roberto Tomaiolo, rappresentante Filtem CGL, invece parliamo sia del passato dell'azienda. Già il rappresentante Navarra ci diceva che è una situazione che va avanti da più di 12 mesi e poi in più anche nel futuro. Quindi diciamo, nel caso in cui l'azienda vi dice no, la situazione rimane questa, cosa potrebbe succedere nei prossimi giorni? Difatti, come diceva il collega, non è una iniziativa presa da parte nostra in modo repentino, ma è stata una situazione che si trascina da parecchio tempo. Noi giustamente, con l'aiuto anche delle strutture sindacali, anche se noi casomai in certe situazioni un po', come dire, a malincuore, però le strutture sindacali giustamente avendo una visuale un po' più al di fuori dello stretto necessario che riguarda noi di persona, con degli accordi o con dei discorsi più ampi, ha cercato di portare avanti per giustamente per tenere in vita l'attività. Le prospettive, come tempo fa, c'erano. Però purtroppo cioè, prima dell'estate non avessimo immaginato che siamo arrivati a questo. Non ci volevamo credere, però difatti c'è stato un anno in cui non è che abbiamo 12 mesi di arretrati, però purtroppo andava sempre a prendersi un po' in ma peggio, in più, un po' in infatti, peggio, cioè, un po' in peggiorava nel tempo. E difatti ora siamo arrivati in un punto, non è che è la stessa situazione di un anno fa, siamo arrivati in un punto critico di rottura, dove noi abbiamo comunicato all'azienda che abbiamo dato tutto quello che potevamo dare, nel vero senso della parola, e ci sono le prove, sia cartacee che non, e in più, come purtroppo ci hanno fatto notare anche le strutture sindacali, quasi a non voler vedere forse la reale situazione, quasi a far capire che ci possa essere un qualcosa di diverso da quello che si vuole far credere, in quanto c'è stato un accordo fatto insieme all'azienda di una cassa integrazione, non è che l'abbiamo aperta unilateralmente, quindi c'è una cassa integrazione in atto, dove si è detto che per il supporto alla crisi del periodo, per la causa che si è andata a complicare, apriamo questa procedura di cassa integrazione, ma tu poi, nonostante questa apertura di cassa integrazione, nonostante tu rispetti ancora continuativamente quello che gli accordi previsti, che poi non parliamo di aspetti tecnici, non parliamo di rinnovi contrattuali, di premi produzione, di aumenti, qua parliamo del pagamento dello stipendio. Infatti. Parliamo del pagamento dello stipendio. Che ripetiamo, quindi quanti mesi vi mancano? Attualmente sono 4. 4 mesi. Che però è una situazione anche un po' ingarbugliata perché c'è una cassa integrazione di mezzo. Allora c'è chi è stata pagata, chi non è stata pagata. Perché giustamente inizialmente c'era l'anticipo. Complessivamente quanti ne siete oggi che lavorate? Occupati dentro? Effettivi al lavoro siamo sulle 11-12 unità, però noi al momento siamo ancora 30 persone. Noi fino a tutto marzo abbiamo lavorato in 30 in questa azienda. Da aprile poi, perché c'è stato un po' di ordinario, ora di marzo abbiamo avuto la visita alla finanza, però noi di tutte poi queste problematiche sigilli, non ricordiamo, sì, sono stati messi sigilli, poi il giudice ci ha dato la facoltà d'uso dello stabilimento e delle attrezzature. Pensate, quando eravamo ancora in SOEMS, poi dal 30 di giugno abbiamo dismesso il contratto di fitto di ramo d'azienda e quindi siamo ritornati di nuovo in Tuboplast, che come ben sappiamo è sotto sequestro preventivo, quindi noi non sappiamo la nostra reale situazione qual è. L'azienda di questo non ci fa capire niente. Non abbiamo nessuna comunicazione. Abbiamo chiesto anche un incontro con la proprietà, però a tutt'oggi non è ancora avvenuto. Sembra che stanno prendendo tempo, non abbiamo ancora capito perché la reale motivazione. Noi gliel'abbiamo chiesto proprio apertamente. Scendete giù, visto che loro sono di Mercato Saraceno in provincia di Cesena. Scendete giù, parliamone, discutiamone, vediamo di trovare un punto d'incontro, ma ci hanno detto o è rientrate a lavorare o scendiamo giù e chiudiamo lo stabilimento. Penso che non siano cose.
da comunicare, da comunicare ai dipendenti, a dei dipendenti che vogliono continuare a lavorare, vogliono cercare di trovare un'intesa con l'azienda. Noi non abbiamo mai detto l'azienda, anche perché c'erano dei ritardi di 10-15 giorni, o ci paghi o non veniamo a lavorare. Avete continuato comunque a fare anzi, penso che abbiamo fatto il massimo, tutto quello che potevamo fare. Se siamo arrivati a questa decisione vuol dire che proprio la situazione è insostenibile. Con il vice presidente Tomaioli abbiamo già anticipato l'ipotesi di chiusura, potrebbe avvenire, insomma, tante aziende adesso noi siamo nel pieno del contratto d'aria, tante altre aziende qui se ne sono andate via, non chiuse, anche di notte siamo volati. Vogliamo fare diciamo queste due ipotesi, non è il caso vostro. Se c'è l'ipotesi di chiusura, quanto è concreta, e comunque un accenno al contratto d'area possiamo fare, a chi l'ha vissuto direttamente? Allora, noi possiamo dire non apparteniamo a quel caso, perché io posso parlare in prima persona per quanto riguarda, perché sono degli anziani, dei primi lavoratori, e parliamo di 9 anni di attività. Quindi è un'azienda che ha lavorato da 9 anni aperta, con tutte le sue vicissitudini, che ha avuto anche dei passaggi sia aziendali che problematici.